Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mentre parlo sta per avvenire la premiere del primo trailer ufficiale di Spider-Man Across the Spider-Verse, sequel di Into the Spider-Verse, film che ho adorato alla follia, animato se non l'avete mai visto vi consiglio assolutamente di vederlo, oppure vi chiedo per quale motivo siete qui se non l'avete mai visto. Fatto sta che sta per iniziare il countdown e siccome voglio vederlo in tempo reale, minuto zero, direi di partire subito con la reaction. In realtà c'ho ancora il cappello, comunque buon Natale, siamo nel periodo, infatti ho appena acceso l'albero. E niente, iniziamo con la reaction. Magari come sempre supportate il canale, lasciate un like, iscrivetevi se vi trovate qui per la prima volta. E i link importanti come sempre sono nella descrizione. Riesco a sentirti anche se non parli, mamma. Nel film tra l'altro dovrebbero esserci 6 stili d'animazione che stanno tutti sullo schermo. Vedremo. Nessuna userebbe mai quell'espressione. È solo dura accettare l'idea che il mio bambino ormai sia diventato un ometto. Già. Lo sanno? Gliel'ha detto? Mi sono presa cura di quel bambino. Oh, Stan. Preoccupandomi che fosse amato. Che sentisse di fare parte di qualunque cosa volesse. Che bello. E ora vuole andare fuori nel mondo. Stasera lo riguardo. Grandi imprese. Niente male, ragazzo. Quindi ufficialmente l'hanno detto. Ti voglio bene. È che non si prenderanno cura di te come noi. Ce ne andiamo fuori? Dovunque andrai da qui, devi promettermi che ti prenderai cura di quel bambino. Oh, lo Spider-Man della PS4. Uomo busta. Ok. E che non dubiti mai di essere amato. E non lasciare che nessuno le dica mai che non fa parte di qualcosa. Promettimelo, Miles. Lo prometto. Dai. Ui. Ok. Beh, potrei tranquillamente esserci anch'io in questo film, no? Ok, prima volta senza maschera. Gli stili d'animazione diversi, mamma mia. Essere i buoni. Lo siamo. Dire lo siamo mentre picchi Miles forse non è così tanto appropriato, però. Non hanno tradotto il titolo. Stavolta non c'è un attraverso gli universi. A sto punto decanonizzate un nuovo universo e lasciate Into the Spider-Verse nelle nuove versioni. Perché dà un po' fastidio il fatto che il primo si chiami un nuovo universo e questo Across the Spider-Verse. Ma ragazzi, che hype! Assolutamente non vedo l'ora di vedere questo film. Uscirà il 1 giugno, quindi un giorno prima, nei confronti dell'America. E davvero... Un mega, mega interesse soprattutto per scoprire quante versioni, non tanto per i personaggi ma per lo più per gli stili d'animazione, gli stili differenti di quei personaggi, quindi voglio assolutamente vederlo. E poi in generale il primo comunque mi è piaciuto anche per semplicemente il personaggio protagonista, Miles è interessante come protagonista. Più tardi andrò a spulciarmi ben bene tutte le scene in cui si vedono 10 miliardi di Spider-Man e hype, assolutamente non ho altre parole da dirvi. Comunque vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, su Instagram vi rispondo senza problemi in secondi praticamente nei DM, potete provare tranquillamente. Sia su Instagram che sugli short di YouTube ma anche su TikTok trovate delle mini recensioni o dei video curiosità, quindi se vi interessano andate su quegli altri social. C'è anche il link di Pumpling in descrizione che vi dà la possibilità di acquistare t-shirt, calze, poster e tanto altro a tema nerd e non solo, e con il codice pensiero 4 avrete la possibilità anche in questo caso di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao! Non so perché l'ho fatto così, ciao, però va bene.